Benvenuti amici, un saluto da 3.900 del PIL. Siamo qui con un nuovo video. Ho visto che molti di voi mi hanno chiesto di riproporvi, insomma, oltre che giocatori già presenti, oltre che giocatori che non sono presenti su FIFA, mi avete chiesto anche qualche giocatore che è già presente su FIFA, che però magari è fatto male. Vi ho riproposto Çalhanoğlu, vi ho riproposto Khedira con un nuovo taglio, Higuain, insomma, e qualche altro giocatore. Poi mi avete chiesto di ricreare Dries Mertens perché è fatto veramente male. Quindi oggi ho deciso di riportarlo. Prima del video, ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel like, di commentare e di condividere. Per Mertens raggiungiamo almeno i 50 like, vista soprattutto anche la sua grande stagione, la grande stagione passata che ha fatto, e sperando magari di un'altra grande stagione per i tifosi napoletani. Continuate a consigliarmi i giocatori da creare, insomma, io me li porterò prima possibile, ragazzi, è una lista veramente veramente piena, mi fa veramente piacere, però dovete avere pazienza, anche perché comunque non è facile creare giocatori, ci vuole, c'è tanto lavoro dietro. E quindi, insomma, raggiungiamo almeno 50 like. Comunque partiamo con Dries Mertens. Allora, nome Dries, cognome Mertens. Mertens, non so perché ho messo Olanda, però lui effettivamente è belga, quindi non fate caso all'Olanda, mettete Belgio. Napoli, attaccante centrale, mentre su FIFA era un'ala sinistra, da con Sarri è diventato attaccante centrale. Maglia 14, piede destro, è nato il 6 maggio del 1987. Questo per quanto riguarda le info di Dries Mertens. Per quanto riguarda l'aspetto, altezza 169 cm, 60 kg normale. Passiamo alla carnagione, mettiamo la seconda, vediamo. Sì, la seconda tutta la vita, stavo facendo delle prove. La seconda, capelli di lunghezza, andiamo corti e mettiamo corti. Con i capelli marrone, stile barba, mettiamo barba completa, colore barba marrone, sopracciglia, posizione sopracciglia bassa in fuori, forma sopracciglia allargate giù e spesse, occhi, taglio degli occhi distanti giù, grandi e su. Dettaglio Q1 cadente in dentro. Dettaglio Q2 larga e cadente. Infine, colore occhi marrone. Orecchie, posizione orecchio in fuori. Tipo di orecchio, lobo no. Naso, posizione naso basso stretto, basso stretta. Tipo di naso ricurvo verso sinistra. Profilo naso curvo fuori, grande in dentro. Narici basse e strette. Dettaglio narici allargate. Guance, posizione zigomi, alti e piatti. Tipo di guancia, piene. Bocca, posizione bocca stretta e sotto. Labbra ricurvo, spesso ricurvo. Stile labbra giù. Occhi mascella bassa stretta indefinita. Occhi mento lungo a punta in fuori. Questo, ragazzi, per quanto riguarda l'aspetto di Dries Mertens. Gli accessori sempre quello che preferite voi, io ho messo scarpelotto, non so perché. Passiamo alle categorie. Agli attributi, attacco, cross 80, finalizzatore 93, precisione testa 55, passaggio corto 85, tiro al volo 75, piede debole 4. Difesa, marcatura 30, contrasto in piedi 40, scivolata 40.
abilità, dribbling 90, effetto 80, punizione 80, passaggio lungo 75, controllo palla 90. Potenza tiro 85, elevazione 65, resistenza 80, forza 60, tiro dalla distanza 85. Movimento, accelerazione 95, scatto 90, agilità 95, reattività 85, equilibrio 90. Mentalità, aggressività 55, abilità tattica 30, posizione in attacco 94, visione 85, rigore 80. Questo, diciamo, è infine portiere così. Questa qui, diciamo, questa trasformazione di Dries Mertens è dovuta alla magia di Maurizio Sarri. Quindi, ragazzi, il video termina qua. Spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato di vostro gradimento, soprattutto di gradimento di chi me l'ha chiesto. Nei prossimi video vi porterò anche il Gallo Belotti, che me l'avete chiesto veramente in tanti, è fatto veramente male. Insomma, io proverò a riproporvelo, sperando che magari possa essere leggermente meglio di quello che, insomma, è già presente su FIFA. Dopodiché vi porterò altri video su giovani giocatori, c'è una lista veramente veramente piena. Soprattutto ho fatto caso a molti molti giocatori, molti giovani della primavera del Milan addirittura. E poi vi porterò qualche altra FIFA 18 prediction, come per esempio quella della Serie B, e mi piacerebbe che nei commenti mi scriveste cosa ne pensaste, cosa, insomma, se vi piacerebbe tipo vedere qualche amichevole giocata però dal computer tra se stesso, con però squadre 2017-2018, quindi con le formazioni, con le nuove formazioni. Quindi fatemelo sapere qui nei commenti. Il video termina qua, io vi ringrazio, un saluto da Earth Matrix 1999 Derby, com'è? Dries Mertens. Ciao ragazzi.